Ciao e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Alessandro Meola e sono agente immobiliare da 20 anni e penso che questa sia la professione più bella del mondo. O almeno a me piace un sacco. Avendo aiutato centinaia di persone ad acquistare o vendere la propria casa, posso dire di averne viste veramente di tutti i colori. In questo canale metto al tuo servizio la mia esperienza per aiutarti a vivere al meglio l'acquisto o la vendita della tua casa. Nel video precedente ti ho parlato di destinazione d'uso e di spese condominiali. Oggi ti darò altri due consigli su ciò che devi assolutamente verificare prima di acquistare l'immobile che ti piace. Consiglio numero 1. Verifica se la casa che stai per acquistare è stata costruita in edilizia convenzionata o come edilizia popolare. In caso positivo si possono complicare parecchio le cose e se lo scoprissi solamente dopo aver firmato il compromesso potrebbero essere veramente dolori. Quindi facciamo un po' di chiarezza, premettendo che però ne parlerò a grandi linee. Fammi sapere nei commenti se vuoi approfondire l'argomento e farò un video dedicato più approfondito. Edilizia convenzionata. Sono immobili normalmente costruiti con finiture e caratteristiche pressoché pari a quelle in edilizia, passatemi il termine, normale. Le differenze sono però di tipo contrattuale. Mi spiego meglio. Al momento che il comune decide che un'area edificabile sarà destinata ad edilizia convenzionata, stipulerà tramite atto notarile una convenzione, sulla quale saranno evidenziati i termini di commerciabilità dell'immobile. In questi anni ne ho studiate a fondo tantissime, con durata variabile dai 10 ai 30 anni, un vincolo non da poco. Questi termini di commerciabilità normalmente, per citare i più importanti, possono essere il prezzo imposto, di fatto la cifra massima a cui si può vendere l'immobile. Diffida quindi di chiunque, che sia proprietario, agente immobiliare o professionista, che ti chiede di pagare la differenza in contanti. È illegale, punto e basta. Altri vincoli possono essere legati, ad esempio, al reddito massimo del nucleo familiare che intende acquistare, alla residenza, alla nazionalità, alla dimensione massima delle unità abitative e così via. Ogni convenzione è però diversa. Il consiglio è quello di leggerla bene o meglio ancora di farla leggere ad un esperto, che ti possa chiarire e spiegare al meglio gli impegni che stai assumendo acquistando l'immobile. Per quanto riguarda le case popolari, la questione è ancora più complicata e ti pareva se potevano esserci situazioni semplici, perché normalmente sono costruite su terreno di proprietà del comune e in conseguenza stai acquistando solo il diritto di superficie e non l'intera proprietà. Oltretutto, quasi sempre, il comune prevede un prezzo massimo imposto e il diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile. Ok, mi fermo qui, altrimenti questo video diventa un film. Dimenticavo però che tante volte mi è capitato che nemmeno il proprietario sapesse di avere un immobile in edilizia convenzionata o di essere proprietario solo del diritto di superficie. Passiamo quindi, senza indugio, al consiglio numero 2. Mettiti sempre d'accordo su tempistiche precise di consegna della casa libera da persone e cose. Mi è capitato più di una volta che questo passaggio fondamentale mancasse, sempre nel caso di clienti che si rivolgevano a noi per acquistare un immobile dopo averne venduto un altro privatamente. Per dirvi questa frase prendo un po' la rincorsa. Qual è il problema? Hanno venduto e sui loro prestampati presi da internet hanno dichiarato che avrebbero lasciato libera la casa da cose e persone entro il giorno del rogito notarile. Va benissimo, peccato che al momento in cui hanno trovato la casa che gli interessava, avevano necessità di fare l'atto di vendita, incassare per poter fare l'atto di acquisto della casa nuova, la quale necessitava di lavori da fare oltre al classico bianco e trasloco. Spero che il giro di parole non sia risultato troppo articolato. Il succo comunque è che in tutti i casi hanno dovuto riprendere in mano la trattativa per ridefinire la data di consegna della casa con l'acquirente, il quale aveva ovviamente già pianificato i suoi impegni. Ergo, litigate, notti insonne, date e impegni da spostare, denaro perso. Spero che il giro di parole non sia risultato troppo articolato. Il succo comunque è che in tutti i casi hanno dovuto riprendere in mano la trattativa per ridefinire la data di consegna della casa con l'acquirente, il quale aveva ovviamente già pianificato i suoi impegni.
Ergo, litigate, notti insonne, date e impegni da spostare, denaro perso. Quindi, definire la data di consegna dell'immobile, libero da persone e cose, fa parte della trattativa. Può inoltre prevedere uno sconto o un affitto in caso di consegna oltre al rogito. Del resto, puoi essere costretto a tua volta a pagare mutuo e affitto insieme. Benissimo, ora hai alcune informazioni in più per rendere più sicuro l'acquisto della tua casa. Mi raccomando, effettua tutti i controlli necessari prima ancora di fare l'offerta. Vuoi essere ancora più tutelato? Contattaci, ti aiuteremo ad acquistare la tua casa in tutta serenità. Mi raccomando, iscriviti al nostro canale, così non rischierai di perderti il video in cui sveleremo la sorpresa che stiamo preparando per te. Un'ultima cosa, se hai guardato il video fino alla fine, per favore, scrivi la parola sorpresa nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Per l'Agio Immobiliare, liberi di essere unici.